Mi perdonerete se continuo a leggere questa bellissima lettera di Padre Pio, in cui Padre Pio ha trascritto le confidenze che Gesù gli ha fatto a proposito dei ministri dell'Eucaristia che sono infedeli e poco riverenti al sacramento del suo corpo e del suo sangue. Questo non per accusare qualcuno, assolutamente no, ma perché le parole delle volte dure di Gesù sono sempre parole d'amore e sono parole che ci aiutano a convertire, ci aiutano a cambiare. E vogliamo accoglierle proprio come un dono queste parole, soprattutto da un testimone, che, quale è Padre Pio, il quale non è stato un parolaio come potrei esserlo io, ma è stato un testimone. Ciò che ha scritto è nato dalla sua vita, dalla sua esperienza mistica, dalla sua esperienza con il Signore, con la Vergine, dalla sua esperienza con gli uomini. E Padre Pio si lamenta che Gesù è abbandonato da solo, sia il giorno che la notte nelle chiese. E dice Padre Pio, non si parla mai di questo sacramento d'amore. Ed anche quelli che ne parlano, ahimè, con che indifferenza e con che freddezza. Delle volte è consolante entrare in una chiesa, in una cappella, e vedere anche una sola persona che è lì a fare compagnia a Gesù, che è lì a pregare. Ma delle volte è anche triste entrare in una chiesa e non trovare nessuno dinanzi al Santissimo Sacramento. Prima, io da piccolo ricordo che ci insegnavano che quando si passava in una chiesa bisognava almeno entrare, fare un piccolo saluto, un segno di croce a Gesù sacramentato, una piccola preghiera e poi riprendere la nostra quotidianità. Io mi chiedo quanti di noi insegnano, di noi famiglie cristiane, insegnano queste cose ancora ai loro figli, ma facendolo loro per primo. Quanti di noi educano i loro figli, ecco, al rispetto e al mistero dell'Eucaristia? Non basta far fare la prima comunione ai bambini, perché oggi, vedete, e perdonatemi se lo dico, far fare la prima comunione ai bambini equivale a fare una festa. Il bambino non ha colpa, sono gli adulti, sono gli educatori che hanno colpa. E allora, ecco, in quest'anno della preghiera, cerchiamo di fare un piccolo sforzo. Quando passiamo davanti a una chiesa, 10 secondi, entriamo, basta dire ciao Gesù e andare via. E lo dico soprattutto se ci sono dei bambini che mi stanno ascoltando e dei giovani. Ciao Gesù, e Gesù sarà contento. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!